oggi video su questa Nail Art natalizia di Natale, realizzata con pochissimi smalti, semplicissima da ricreare. In queste tre dita ho ricreato un albero natalizio, però più particolare, quindi con questo blu elettrico e questo azzurro. Invece nell'anulare ho fatto un cielo stellato con dei fiocchi, diciamo stelle, fiocchi di neve, come volete chiamarli. Molto semplice da fare, realizzabile proprio in 5 minuti. E niente, spero che vi piaccia l'art, vi lascio il video. Ciao! Lo smalto bianco che ho utilizzato è questo, quello diciamo per fare il decoro ad albero di Natale, quindi sull'indice, sul medio e sul mignolo. Invece questo blu olografico della pupa l'ho utilizzato sull'anulare, dove andrò a fare il decoro con i brillantini, con le stelle di neve. Dopodiché questi due colori li utilizzerò per fare l'albero di Natale con il dotter, questo blu elettrico e questo celeste chiaro della Kiko. Praticamente dopo prendo due pezzettini di scotch e una volta che lo smalto si è asciugato vado a attaccarlo sull'unghia a forma di triangolo. Poi prendo il mio dotter sia dalla punta sottile che dalla punta doppia e vado a fare le mie palline. Inizio col fare diciamo palline più grandi e poi per contornare, per finire il tutto, con palline più piccole, alternando sempre i colori. Una volta fatto il passaggio anche sulle altre dita, qui l'ho fatto anche sul mignolino, devo aspettare che si asciuga lo smalto perché non possiamo togliere lo scotch subito, altrimenti verrebbe un pastrocchio. Intanto prendo questo smalto della Essence Super Glitterato, che è il numero 78 Blue Addicted, e lo passo sull'anulare dove ho steso lo smalto olografico, quindi per dare proprio l'effetto di notte stellata, ecco. Una volta che lo smalto si è asciugato, andiamo a rimuovere delicatamente lo scotch che avevamo applicato sulle unghie per fare il decoro ad albero con il dotter. Molto leggero, perché comunque se c'è ancora qualche residuo di smalto comunque non asciugato, verrebbe fuori che si spappola tutto. Dopo prendo questo smalto dorato e sempre con il dotter dalla punta sottile prelevo un po' di prodotto e semplicemente vado a fare diciamo un pallino sulla punta dell'albero, che sarà diciamo la stella di Natale, ecco. Una volta terminato questo passaggio prendo uno smalto bianco dalla punta sottile e vado a disegnare i miei fiocchi di neve, le mie stelle di neve, come le volete chiamare. Ne faccio una più grande di lato e una più piccola sotto insomma.
finire il decoro, vado a prendere questo smalto della Essence super glitterato e lo passo sull'unghia che abbiamo ricreato, queste stelle di Natale, proprio per dare l'effetto di cielo stellato. Quindi passo questi glitter che sono sul celeste, sull'argento, quindi hanno proprio un effetto bellissimo all'unghia. Poi prendo il mio solito top coat della Essence, come sempre uso il Better Than Gel Nails, e lo passo su tutte le unghie per dare appunto l'effetto ancora più luminoso alle unghie. Questa era la prima proposta, cioè una variante, altrimenti ho anche pensato di fare un'altra variante che è molto più semplice, insomma, per chi non ha uno smalto dalla punta sottile, possiamo vedere quest'altra variante molto molto semplice. L'albero di neve è sempre lo stesso, solo che sull'anulare ho steso questo smalto blu che vi ho fatto vedere prima della Kiko, il Quick Dry, ed è questo blu diciamo elettrico, e semplicemente prendo uno smalto bianco e vado a ricreare diciamo un paesaggio con la neve che scende, quindi più neve sotto, quindi che si è accumulata, e l'altra neve che scende, diciamo che si vede che scende dal cielo, molto semplicemente. Ovviamente ci servirà sempre il dotter sia dalla punta sottile che dalla punta doppia, perché andremo a ricreare dei fiocchi di neve più grandi e dei fiocchi di neve più piccoli, proprio per dare un senso, diciamo, per dare all'unghia, alla nail art, un effetto più carino. Anche quest'altra variante è terminata, molto più semplice, con questo paesaggio sull'anulare innevato, e dopodiché andate a stendere il top coat, quello che volete, e la nail art è terminata. Spero che vi sia piaciuta, mi sono piaciute entrambe, fatemi sapere nei commenti. E niente, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram e su Facebook, Nail Art Fantasy. Ciao!